Shang-Chi. Bentornati su Cose dell'altro cinema. Cos'è Shang-Chi? Anzi, chi è Shang-Chi? Shang-Chi, lui. Shang-Chi è un eroe del Marvel Cinematic Universe. È appena arrivato, ma è già stato innestato per talea nel casino della Madonna che hanno messo su negli ultimi mesi. In questo film appare il tizio che apre i portali del Doctor Strange, appare il mandarino di Iron Man 3, insomma, ti vogliono far capire fin da subito che Shang-Chi vivrà di luce propria soltanto in questo film. Nei prossimi sarà assolutamente imperdibile, devi guardarlo sempre Shang-Chi, ma farà sempre schifo. Ma ti hanno già avvisato, se non ti subisci Shang-Chi potresti non capire Spider-Man, cazzi tuoi. Ora, io ho voluto guardare questo Shang-Chi perché è una genesi del personaggio, e di solito, visto che adesso ho tutto il parco titoli Marvel davanti, vi posso dire che le genesi non sono malaccio. Anche il primo Thor, per quanto non me ne freghi nulla dell'eroe, però il primo Thor non mi è dispiaciuto, è un filmetto tranquillo, comunque godibile, ok? Il primo Iron Man mi è proprio piaciuto tantissimo, vabbè, il primo Guardiani della Galassia, stupendo, ma però, quindi, diciamo che il primo Avengers mi è piaciuto un botto, quindi tanta roba, ok? Ho detto, ma è una genesi, me ne parlavano bene, maledetti, e ho detto, lo guardiamo, lo guardiamo. Oh raga, secondo me Shang-Chi non è il peggior film Marvel. No, no, perché Capitan Marvel è qualcosa di inarrivabile, cioè è proprio una schifezza, brutto, madonna. Shang-Chi però ha un primato, e il primato è di essere il film Marvel più palloso in assoluto, in assoluto. Perché la trama è veramente il nulla, è linearissima, senza una sorpresa, senza uno spunto, senza... niente, la monnezza. In breve, la storia di Shang-Chi. C'è questo guerrafondaio, questo potentissimo guerriero che ha questi anelli sulle braccia. 10 anelli. Lui è potentissimo, imbattibile. Sauron con un anello ti faceva un culo, così lui ne ha 10. Per domarli tutti, più uno, ok? È fortissimo, battaglie, battaglie, lui è immortale, campa per 3000 anni, conquista. A un certo punto gli gira... dice, ho scoperto che c'è questo piccolo villaggio mistico, magico, isolato, in cui si praticano tecniche marziali incredibili. Voglio andare lì, voglio impadronirmi di queste tecniche. Va nel villaggio, e siccome nel film Shang-Chi ci si picchia sempre prima di parlare, e trova questa ragazza bellissima, dice buongiorno, ammazzate da orbi. La ragazza vince, nel senso che comincia a dargli proprio le ginocchiate nei coglioni, coppini dietro l'orecchio, e lui si innamora, perché giustamente lui è un guerrafondaio, se trova una moglie gli fa un culo, così lui è contento. Si innamora e decide di rimanere proprio lì, in questo villaggetto, non mi ricordo come si chiama. Arcangelo sul Crostone, va bene. Ad Arcangelo sul Crostone lui rimane con questa donna e fa anche dei figlioletti. Non voglio sapere qual è stato il rito di accoppiamento, non voglio sapere, ma sono quasi sicuro che comprenda lividi e sangue. Ad ogni modo, questi due piccolini crescono in maniera quasi normale, perché questa donna con il suo amore intenerisce il guerrafondaio, che mette gli anelli al chiodo. Dice, oh, voglio diventare padre di famiglia. Fino a che questa donna non viene meno, la uccidono. E lui allora diventa proprio girato di coglioni e vuole vendicarsi, addestra suo figlio come un assassino, la figlioletta dice no, non puoi fare la guerriera, vattene in cucina a lavare i piatti, brutta situazione, finché il maschietto Shang-Chi non decide di andarsene, di scappare, di trovare la sua strada. La sua strada è quella di stare in una grande città a fare un lavoro piuttosto umile, sostanzialmente nessuno sa che lui è addestratissimo, è un ninja praticamente, non lo sa nessuno, né la sua migliore amica, né i suoi colleghi, nessuno sa che lui è così forte, finché un giorno viene attaccato in un pullman da gente che sembra intenzionata a fregargli il ciondolo. Il ciondolo è un oggetto del potere che quest'uomo, suo padre, usa per rintracciarlo, ok? E Shang-Chi, proprio per questo motivo, prende contatti con la sorella, che nel frattempo si è trasferita proprio in quella città. Adesso gestisce un grosso club di arti marziali, del quale è proprio capoccia. E Shang-Chi si presenta. Ora, siamo in questo film, quindi se sali sull'autobus devi fare una rissa, se ti innamori di una donna devi fare una rissa. Lui va lì per parlare con la sorella, indovinate che fanno appena lui arriva?
si menano. E voi mi potreste pure dire, ma Sinergo, come fai a dire che è un film noioso se si danno un sacco di mazzate dall'inizio alla fine? È che se volevo vedere un incontro di MMA, guardavo un incontro di MMA. Cioè questa storia e questi personaggi, ma ci arriviamo alla fine, al motivo vero per cui Shang-Chi a me ha fatto cagarissimo, vive solo di mazzate. E come sono le mazzate di Shang-Chi? Voglio dire, belle coreografie. Purtroppo a me non piacciono queste coreografie. Se mi fate vedere la tigre e il dragone, la foresta dei pugnali volanti, io mi addormento. Mi fanno schifo quelle coreografie, mi annoiano, sono dei maledetti balletti. E in tutti questi cazzo di film il fatto che gli attori siano appesi ai cavi è evidente. Nel mio cervello, quando vedo questi combattimenti, queste evoluzioni, questi salti, io vedo dei caciocavalli appesi a una corda che fanno così, no? Con la schiena dritta, hop, fanno questi salti all'indietro, vedi proprio che il baricentro non è mai così. Caciocavalli, ragazzi, sono caciocavalli. Il combattimento dei caciocavalli. Quindi a me fa schifo questo tipo di coreografia. E quindi le arti marziali non mi sono piaciute. La storia è una porcata, perché insomma parla di Shang-Chi che deve impedire al padre di aprire un portale dietro il quale è nascosta una bestia addormentata, antica, che potrebbe distruggere il mondo. Attenzione, distrugge il mondo. Mamma mia, la me... proprio... è una storia... vorrei dire classica, ma è proprio banale. Banale, una storia che potrebbe inventare un bambino di 5 anni. Che poi, raga, cioè, le storie... classiche, quelle che sai già dove vanno a parare, sono in effetti il motore del mainstream, cioè sono storie che sai che funzionano, quindi ripeti ancora e ancora, cioè se ancora nel 2022 facciamo cose come Cenerentola, ok, in 1000 versioni, o Biancaneve in 1000 versioni, vuol dire che a volte basta raccontarla bene, una storia che già sai, per appassionarti lo stesso. Non è per esempio il caso di Biancaneve con Sarah Patterson. Ragazzi, forse l'avete visto in pochi, questo è veramente tanto 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 di nicchia, ma c'è una scena. Ragazzi, sta sequenza è oro colato. Lei sputa il pezzo di mela avvelenata, il frutto rimbalza nella ionosfera e finisce in testa alla matrigna. Roba che se trovi il film in streaming ci va in fissa, cioè te la guardi 3 volte al giorno sta scena. La usi come salvaschermo. Immaginate che tragedia sarebbe se dovessi trasferirmi in Inghilterra per lavorare in un fast food bio e lì in Inghilterra non fosse disponibile in streaming Biancaneve, quello dell'87, quello con Sarah Patterson. E come fai? Niente più Sarah Patterson campionessa di sputo acrobatico. Di sicuro userei NordVPN, aggirerei il geoblocking e tornerei a mandare in loop la scena della Mela Space Shuttle. Tra l'altro, NordVPN ti protegge dai ladri di dati e cyber gentaccia di vario tipo, tutto senza rallentare neanche un pelino la tua connessione. O comunque puoi fare pure il contrario, cioè se sei in Italia puoi curiosare sulle piattaforme streaming inglesi. È perché secondo me qualcosina di schifosetto ce l'hanno anche loro, questi hanno fatto la Brexit. Vogliono tenerci nascosto qualcosa. NordVPN è un servizio sicuro che protegge i tuoi dati senza farti rinunciare alla velocità. Vai su nordvpn.com/sinergo per ottenere uno sconto del 73%, un mese gratuito e 30 giorni di prova. Qui in descrizione. Purtroppo in Shang-Chi non ci sono scene così interessanti, io non mi ricordo una scena. Cioè ricordo soltanto un senso di nausea, di bruttezza, di schifo. Shang-Chi. Shang-Chi è il vero motivo per cui ho odiato Shang-Chi. Cioè questo non è un bel protagonista, fa schifo. È un maledetto perfettino. È buono e sensibile come T'Challa, ma cinese. Fa schifo, raga, è orribile, orribile. Non ha niente. Foglio bianco. Tremendo, ma pure gli altri protagonisti fanno schifo. La sua migliore amica, che è una specie, è un misto tra la spalla comica e la tipa che non crede abbastanza in se stessa, ma che dentro ha una grande forza e lo scoprirà alla fine. Sono tutti stereotipi, ma non stereotipi letterari, sono stereotipi da serie TV scadente, stereotipi da film di supereroi scadenti.
brutti. Shang-Chi è il peggior personaggio Marvel, perché è peggio di come si chiama, la Pellegrini, cosa, Capitan Marvel, sì, è peggio, perché almeno Capitan Marvel ti fa provare qualcosa, cioè un odio incondizionato. Shang-Chi è il nulla. Quando vidi per la prima volta Iron Man e vidi questo personaggio che era, sì, era genialoide, sopra le righe, era brillante, ma era pieno di contraddizioni, pieno. Era molto spesso insensibile, era un personaggio che era tutto da creare, tutto da formare. Poteva avere un'evoluzione. Shang-Chi non ce l'ha, non esiste l'evoluzione. La sua evoluzione è che a un certo punto, siccome il film sta per finire, diventa più forte del padre e gli mena. Questa è l'evoluzione che ha Shang-Chi. E fa schifo. Fa schifo. Costi draghi che vengono fuori. Cioè, c'è sto drago che dorme in fondo al lago. Viene fuori soltanto alla fine. Cioè, sto drago si fa i cazzi suoi per 50 anni. Non mi ricordo, 200-300 anni. Ma cosa? Ma proprio sta lì, si fa i cazzi suoi e alla fine esce. Questa è un'altra cosa che mi dà fastidio. Ma che stai a fare? Ma esci da lì. Esci. Che devi fare sotto al lago senza fare un cazzo, fermo 300 anni? Esci. Ste bestie addormentate per millenni in un buco. Stanno così. Aspettano che... Beh, passati 3000 anni, qualcuno apre adesso. Stessa cosa il drago. 300 anni qua sotto il lago. Ma io sono una creatura antica. Io ho tutto il tempo del mondo. Mica mi rompo il cazzo. Dio santo! Cioè, ci sono riusciti a mettere dentro la merda fantasy, proprio la merda fantasy, e la noia totale di un personaggio che non è scritto. Shang-Chi non è scritto. Ha la scrittura che darebbe un bambino di 4 anni in un tema. Un tema da ottimo, no, un tema da sufficiente. Quando hai 8 anni. Però se sei uno sceneggiatore di 30, cioè dovresti essere messo al patibolo per questa merda qui. Cioè, a voi è piaciuto Shang-Chi? Veramente? Vi è piaciuto questo ammasso di caciocavalli? Sono contento per voi, ragazzi. Contentissimo, perché ho come il sospetto che nei prossimi anni ne arriveranno altri di film del livello di Shang-Chi. Non ci stanno provando neanche più a scriverli i film di supereroi. Non ci stanno provando più. Li girano e basta. Che bello!